ci rendiamo conto che senza ricerca noi effettivamente non abbiamo risposte. E quello che mi preoccupa ancora di più è che senza risposte noi tra un po' non avremo neanche le domande. Spesso l'Europa ci è venuta in aiuto, per fortuna c'è l'Europa della ricerca, diciamo tutti noi. Forse sta suonando una campanella anche per l'Italia. La introduzione, che potrebbe essere molto significativa, riguarda la rimozione o riduzione dell'IVA sui costi della ricerca. Per appunto combattere la malattia, insomma, noi paghiamo il 22% di IVA su ogni reagente. Diciamo che questo azzeramento dell'IVA c'è negli altri paesi, Inghilterra, Svezia. Per esempio, le fondazioni americane, quando vogliono fare un investimento nella ricerca europea, più volte mi è capitato di sentire, ma se noi finanziamo ricerca in Italia abbiamo un aggravio del 22% dell'IVA.